Pastificio Moro di Chiavenna, pasta dal 1868. Siamo qua con Fabio Moro, il grande re del pizzoccolo valtellinese, ma non solo. Fabio, raccontaci di te. Noi produciamo pasta, io sono arrivato alla quinta generazione e oggi produciamo pasta, diciamo, tradizionale, quindi la solita pasta di semola di grano duro, produciamo ovviamente anche i pizzoccheri, ma produciamo anche molte paste particolari, tra le quali le pastine baby food, le pastine senza glutine, le pastine... Carlo Moro torna dagli Stati Uniti d'America, dove è andato a fare la sua esperienza di emigrante, dopo aver lavorato a New Orleans come panettiere, torna a Chiavenna e mette a frutto la sua esperienza mettendo in piedi questo pastificio. Arriviamo a 30 anni fa, il mulino va a pieno regime, il pastificio ha ormai oltre 100 anni di vita. Il mercato sta cambiando, l'Italia sta cambiando, i consumi sono diventati diversi. A questo punto vi si apre di fronte una grande alternativa. Noi produciamo pasta, pasta tradizionale, e produciamo il tipico prodotto della Val Chiavenna e della Valtellina, il pizzocchero. Qual è a questo punto la domanda che voi vi siete fatti? Abbiamo subito capito che la pasta tradizionale e i pizzoccheri potevano sì servire, ma era assolutamente necessario per progredire, per rimanere al passo con i tempi, investire in altre direzioni. Per cui siamo andati a ricercare alcune nicchie di mercato e ci siamo spostati nel Milanese, abbiamo trovato importanti alleanze con la Star e altri partner, la Carlo Erba, per la quale abbiamo realizzato dei prodotti particolari, prodotti aproteici, quindi prodotti che servono ad una nicchia di persone che devono mangiare un prodotto con poche proteine. Quindi siete partiti alla conquista del cliente impossibile.